una licenza in questa conversazione che avrò stasera di richiamare l'attualità del procedimento concettuale che è all'origine della raffigurazione preistorica, nel tentativo non tanto di attualizzare la preistoria, ma nemmeno di antichizzare il contemporaneo. Benvenuti nel Museo Fiorentino di Preistoria Paolo Graziosi. Il nome è un elogio all'omonimo archeologo che, insieme ad altri studiosi fiorentini, aveva progettato l'ideazione di un luogo volto all'accoglienza delle testimonianze della storia più antica dell'uomo. Dopo l'Homo habilis si ha l'arrivo dell'Homo erectus, che è l'uomo che è il primo uomo che è riuscito a accendere il fuoco e quindi a controllarlo. Inoltre, lui e un suo parente stretto, l'Homo ergaster, sono stati i primi a raggiungere l'Europa e l'Asia. Questi qui. The Homo sapiens was taller than the Neanderthal, but both lived together for a long period until only the sapiens managed to survive. L'Orso delle Caverne è stato ricostruito attraverso le ossa di altri orsi ritrovati nella grotta di Equi Brugiana, e il fatto che le ossa siano state ritrovate appunto in questa grotta testimonia che l'orso abbia condiviso la caverna sia come rifugio per quanto riguarda l'uomo che come tana per quanto riguarda l'orso. Quindi orso e uomo si sono divisi appunto la caverna. Questo mammifero era uno dei più, delle prede più ambite per quanto riguarda i Neanderthal e i Sapiens, e si pensava in precedenza che l'uomo avesse addirittura un culto per quanto riguarda questo mammifero, ipotesi che però è stata scartata dagli storici più recenti. I più antichi oggetti in pietra risalgono a 2 milioni e mezzo di anni fa e sono i cosiddetti chopper, prodotti dall'Homo habilis e hanno la caratteristica di essere scolpiti su un solo lato. Infatti, come possiamo osservare, il chopper è costituito da una parte inferiore, molto arrotondata in funzione di presa, e una parte superiore costituita da una cresta tagliente ricavata dalla tecnica della scheggiatura. Questa è la sepoltura che risale a circa 10.800 anni fa e in principio era stato sepolto soltanto il maschio in posizione supina. Soltanto successivamente la fossa è stata riaperta ed è stata inserita anche la donna. Questo però ha comportato lo spostamento degli arti inferiori del maschio e quindi non si trova più in posizione originale. Non sono presenti elementi di corredo, ma soltanto delle piccole pietre per decorarli. Inoltre, dei recenti studi effettuati sul loro DNA hanno dimostrato che erano imparentati per via materna. Qui è presente una sepoltura di un individuo maschio di all'incirca 18-20 anni, risalente a circa 12.200 anni fa. Questo individuo è stato sepolto in una fossa stretta e profonda, e presenta le mani appoggiate sopra il piume. La Grotta del Cavallo è situata nella Baia di Luzzo, in provincia di Lecce. È molto importante poiché presenta un'imponente stratigrafia. Si hanno infatti fonti risalenti al Paleolitico medio, al Paleolitico superiore iniziale, all'Epigravettiano finale e al Mesolitico. They can be interpreted as a symbolic representation of fecundity. The most famous Venus is the Venus of Willendorf. There are many Venuses barely known from all around Europe. Even in Italy, we have found some female sculptures, unfortunately without a sure context. The most famous Italian Venuses are the ones of Savignano sul Parano, near Modena, made out of green serpentino, discovered in 1925. The anatomic part related to maternity are emphasized, while there are no other identity signs like the head, which is just an accessory to it. It is the biggest Italian Venus and one of the biggest Venuses of Europe. La Grotta dei Cervi si trova a Porto Badisco, nei pressi di Lecce. Questa grotta è composta da più cavità sotterranee, le quali sono legate tra loro da dei tunnel. In questi tunnel vi sono rappresentazioni che raffigurano l'importanza della umanità. Queste rappresentazioni possono essere di colore o rosso o nero. Nella sezione
sezione dedicata all'arte dei nostri progenitori sono esposti alcuni calchi, copie di pitture, qualche scalpo. No, Bart! No, è datato circa 400.000, no, rifallo. I più antichi oggetti in pietra risalgono a 2 milioni e mezzo di anni fa e sono i cosiddetti chopper, prodotti dall'Homo habilis con la no. I più antichi oggetti in pietra sono risalenti a 2 milioni e mezzo di anni fa e sono i cosiddetti chopper, prodotti dall'Homo habilis, con la caratteristica di essere scheggiati su un solo lato, come possiamo osservare da questi reperti. Il chopper è... Ehi, ciao! Sì, ehi. Meglio. No, l'amigdala, visto le dimensioni... usata infatti spesso, veniva messo... No, Merida, non è possibile, no, non è possibile. Dei focolari accesi sul piano d'uso e delimitati da pietre. Le strutture di combustione sono molto semplici, si tratta o di buche piccole, non tanto profonde, con all'interno del combustibile, o se no dei focolari accesi sul piano d'uso e delimitati da pietre. Durante la preistoria, nel corso dell'evoluzione umana, nel corso... No, aspetta un momento. No. Ehi, ciao! Sì, meglio. Dove? A causa di variazioni climatiche importanti come le glaciazioni, oppure... Ok. E si taglia, poi va avanti. Non chiuderlo, si taglia. Nel corso della preistoria, l'uomo ha avuto un'evoluzione continua. Inizialmente, anche a seguito degli studi di Darwin, L'uomo ha avuto un'evoluzione continua. Inizialmente, anche a seguito delle ricerche di Charles Darwin, tra le... Nel... No, ora... Me lo impegno.